Carlo d'Inghilterra, per l'incoronazione e l'operazione Tower of London. L'abbazia di Westminster è già chiusa al pubblico per i preparativi dell'incoronazione di sabato prossimo, un'eccezione è stata fatta per la Premier Giorgia Meloni in visita a Londra. E l'operazione Tower of London per proteggere i gioielli della corona è già partita foto-video. Carlo d'Inghilterra, muove polemiche per gli invitati all'incoronazione, sono tanti i nomi controversi guarda. Cecchini e forze speciali per proteggere gioielli è partita l'Operation Tower of London. Membri delle SAS, le forze speciali, saranno dispiegati per le strade di Londra. Sui tetti saranno posizionati cecchini e una no-fly zone sarà imposta sui cieli della capitale. Sarà in azione anche uno scudo antidroni. Lungo la processione ci saranno migliaia di poliziotti in uniforme e decine di agenti sotto copertura. In abiti civili, che si mescoleranno alla gente. Presenti anche membri dell'antiterrorismo e agenti armati in assetto antisommossa. Soprannominati Robocop. Unità cinofile, agenti di Scotland Yard a cavallo, Marines e migliaia di membri delle forze armate saranno dispiegati nella zona centrale della città. Il viaggio della pietra in queste ore ha iniziato il suo viaggio la Stone of Destiny. La pietra del destino, chiamata anche Stone of Scones, perché simbolo della monarchia scozzese. Da Edimburgo arriverà a Westminster dove sarà piazzata sotto il trono, The Coronation Chair, su cui siederà Carlo. La pietra ha un grande valore simbolico, era stata sottratta agli scozzesi da Edoardo I nel 1296 e poi restituita dal primo ministro John Major solo nel 1996. Anche la pietra viaggerà sotto scorta armata. Intanto, Meghan Markle torna in pubblico con un nuovo look. Ma si rifiuta di baciare Harry, guarda. Cerimonia inclusiva. Altri dettagli della cerimonia del 6 maggio sono stati resi noti da Buckingham Palace. Tra chi avrà un ruolo chiave ci sono anche un ex presentatore della TV dei bambini, un ufficiale donna della Royal Navy e un ex attore della serie The Archers, la preferita di Camilla. Tra le prescelte da Re Carlo, diverse donne di colore, la baronessa Amos, Dame Elizabeth Anyonu, che porterà il globo del sovrano, e Rose Hudson Wilkin, vescovo di Dover. L'ufficiale Amy Taylor sarà la prima donna a scortare la spada cerimoniale dentro l'abbazia. Inoltre, su specifica richiesta del sovrano, capo della Chiesa d'Inghilterra, saranno presenti rappresentanti delle fedi musulmana, sikh, induista ed ebraica.